un paesino che si chiama Sizzano, è verso le colline novaresi, porta verso la Valsesia, lo faccio da 18 anni, è stata un po' una scommessa perché questa era un'azienda di mio padre che faceva vino. Io ho cambiato, non so fare vino, abbiamo messo Zafferano, abbiamo visto che il terreno era ottimale, viene, lo fa da ormai da 18 anni, si raccoglie in questi giorni perché lo Zafferano, quanto si crede, viene col freddo e non col caldo. È un fiore, appartiene alla famiglia dei Crocus, ma questo si chiama Sativus ed è l'unico che all'interno del fiore ha questi tre filini rossi, tre per ogni fiore, che è lo Zafferano. E questo è lo Zafferano puro. Presidio delle vecchie varietà di mele piemontesi è uno dei primi presidi d'Italia e festeggeremo il ventennale il mese prossimo. Abbiamo praticamente salvato dall'estinzione una quantità di varietà che non erano più appetibili per il mercato e si stava perdendo un patrimonio di circa 500 varietà di mele. Il presidio Slow Food ne ha scelte 8 da salvaguardare, ma noi ne salvaguardiamo anche altre. Ci arrivo da Lusernetta, siamo tre aziende agricole, siamo tutte e tre facenti parte del presidio, tutte e tre biologiche, tutte e tre donne. Insieme, chiaramente non è l'unico prodotto che abbiamo, insieme alle antiche mele abbiamo tutte le altre varietà, castagne, noci e poi ci saranno i kiwi, dove siamo piuttosto bravini e vengono molto buoni nella nostra zona. Benvenuti a San Giorgio, benvenuti al Mercato della Terra della Biodiversità settimanale. Io sono contento di poter trascorrere qualche momento con la cittadinanza in questo mercato perché si sta veramente materializzando un'esperienza che mi sembra importante per i più piccoli e per i più anziani. Oggi qui fortunatamente abbiamo l'occasione di incontrare sia le scuole materne sia gli anziani che vengono accompagnati dal personale della nostra casa di riposo a fare la spesa, a farsi una passeggiata, ma anche a incontrare gli organizzatori del mercato, i produttori, perché con loro vogliamo aprire un dialogo legato alle ricette, alle tipicità, qual è la miglior ricetta di una zuppa piuttosto che dell'acciuga al verde piuttosto che altro, proprio per lasciare memoria del loro ricordo anche in cucina e a tavola. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, spasso! Buongiorno! Una passeggiatina? Sì! Andiamo a fare un giro al mercato, eh! E questo lo facciamo attraverso una relazione con i produttori, con i giovani, con i musicisti. Abbiamo invitato una giovane artista di strada, che è un'arpista, che aveva piacere di fare un po' di musica in mezzo al mercato e mi sembra che stia, come dire, evolvendo il nostro social lab con Città Metropolitana e col Diretti nella maniera migliore. Il nostro mercato evolve attraverso iniziative diverse, i bambini, poi le scuole, anche gli anziani dal punto di vista antropologico ci lasciano una memoria, però non è solo questo, il mercato è anche l'economia locale che deve interagire con chi fa la spesa, con chi ha problemi anche nel quotidiano per portare, come dire, avanti l'economia domestica. Proprio per questo con il CISSAC, che è partner di questo social lab con Città Metropolitana, il prossimo 16 novembre ambiamo ad una collaborazione che porti gli sportelli per il cittadino direttamente al mercato per un'intera giornata e verosimilmente fino a sera e anche dopo cena. Tutto agendo intorno a quest'area mercatale perché crediamo che sia un punto nevralgico di incontro tra persone diverse.